modulone che inizia ora e basta, modulo economico, imperialistico e di trasformazione sociale dell'Europa dal 1830 al 1914. Lo iniziamo oggi, prima del panettone e del pandoro, chissà quando si finirà, no? Allora, voi dal punto di vista economico avete visto la prima rivoluzione industriale, che è una rivoluzione che si sviluppa prevalentemente in Inghilterra. Tra il 1830 e il 1850 abbiamo in Europa, non attenti alla seconda rivoluzione industriale, ma la seconda fase della prima rivoluzione industriale, no? Mentre poi avremo tra il 1850 e il 900 la seconda rivoluzione industriale, che però avrà tante fasi, un periodo di espansione 50-73, un periodo di grande depressione perché ci sono troppe offerte e poche richieste tra il 73 e il 96, tra il 1896 e il 1914 avremo il periodo della Belle Époque, quindi la massima esplosione, dove questa seconda rivoluzione industriale arriva ai suoi massimi livelli. La seconda rivoluzione industriale da cosa è caratterizzata? Da un maggior intervento delle banche nell'economia. Cioè, si comincia a capire che il capitano d'industria, che l'imprenditore, che ricco, che mette soldi per costruire macchinari, quindi mette soldi nella propria industria, non basta più, perché servono industrie molto più potenti, e questo specialmente dopo la Grande Depressione. Quindi un uomo ricco non ce la fa ad avere soldi per costruire un'industria, ha bisogno dei prestiti bancari. Il grande paradosso è che i prestiti bancari vanno a chi ha già soldi, no? Questo da sempre, per la capacità di espansione economica. Però cosa succede? Che le banche, potendo decidere cosa finanziare e cosa non finanziare, diventano le protagoniste della trasformazione sociale. Se ha ragione Marx, e qualche ragione ce l'ha, magari non tutte, che è l'economia che muove il mondo, le banche, potendo decidere se finanziare un piano industriale o non finanziarlo, decidono chi si arricchirà e chi non si arricchirà. Decidono cosa mangeremo e cosa non mangeremo. Decidono che prodotti consumeremo e prodotti che non consumeremo. Quindi diventano le protagoniste assolute di questo nuovo meccanismo economico. Cambiano anche le dimensioni geopolitiche. L'Inghilterra sarà una protagonista, ma non sarà più la protagonista assoluta, forse neppure la protagonista principale, perché era già però parte da un vantaggio enorme. Ci sono nuove nazioni, Boemia, Belgio, che nuove regioni, la Boemia, nuove nazioni, Belgio, che avranno un grande sviluppo industriale, ma accadrà specialmente verso la fine del secolo anche una trasformazione continentale, ovvero gli Stati Uniti d'America, che erano già una nazione ricca, una nazione che si stava affermando, grazie al taylorismo prima e poi nel Novecento il fordismo, un nuovo modo di intendere l'industria, diverranno protagoniste assoluta di questa fase economica e di questa fase industriale, no? Quindi si arriva a una trasformazione totale qui, e è questo il periodo storico nel quale le campagne vengono abbandonate pressoché definitivamente, non definitivamente ma molto più che nel Settecento, e il termine contadino diventa un termine dispregiativo, cioè come dire colui che non si adegua ai tempi, colui che rimane in quell'ottica, il rozzo, il grezzo, no? Il gretto, e si punta tutto sull'industrializzazione. Quindi nascono nuovi centri urbani. Questi centri urbani, come abbiamo già visto nel Settecento, non sono assolutamente in grado di ricevere tutte le persone che vanno a lavorare.
Quindi queste persone vivono in situazioni drammatiche, senza un sistema fognario adeguato, nelle campagne si viveva bene e quindi nasce un problema sociale. Questo problema sociale viene interpretato dalle persone più ricche come un giusto dazio da pagare le persone più povere: ti tolgo dalla campagna, ti metto nella città, in cambio sta male e ti sfrutto. Per molti invece diventa un problema sociale che porta un ideale di uguaglianza, e nascono le prime idee del socialismo, che Marx definirà socialismo utopico, cioè un socialismo che non potrà mai avere una concretizzazione, ma anche le prime idee del comunismo marxista. Allora, partiamo dalle idee socialiste.